Assessore, un giudizio su questa manovra? Beh, sicuramente è stato richiesto alle regioni un grande sforzo. Credo che ci stiamo muovendo in un periodo molto difficile per il nostro Paese, con senso di responsabilità anche il Governo e il Parlamento si sono dati un calendario importante. Le regioni non vogliono sottrarsi a questo senso di responsabilità, a questa chiamata di lavoro comune. È chiaro che però su determinati argomenti noi siamo in sofferenza. Il trasporto pubblico locale dovrà essere riaperto nell'incontro con il governo e c'era già la disponibilità anche data dai nostri ministri a lavorare in questo senso. Le politiche sociali, un altro dato su cui stiamo lavorando, soprattutto perché l'interesse di tutti, delle regioni, dei comuni, delle province, del governo è quello di garantire i servizi per i cittadini. Su questo credo che lo sforzo comune verrà premiato. E questa è la linea che è uscita dalla conferenza Stato-Regioni? Sì, la conferenza Stato-Regioni ovviamente sottolinea nei prossimi incontri le difficoltà che noi abbiamo rispetto all'approvazione di questa manovra per quanto riguarda il mantenimento dei servizi ai cittadini, soprattutto, lo dicevo prima, del trasporto pubblico locale, i livelli essenziali per quanto riguarda l'assistenza e le prestazioni in generale. Su questo ci saranno degli incontri tematici. Credo che ci sia la richiesta e da questo punto di vista non abbiamo già riscontrato la volontà dei ministri, soprattutto del ministro Calderoli, all'incontro e al confronto su questi temi, proprio perché il servizio ai cittadini e la garanzia di questo è nelle nostre priorità.